Siamo qua per ricordare il riminese più illustre, quello più conosciuto a livello planetario, che è Federico Fellini. Federico Fellini è nato il 20 gennaio del 1920, a Rimini ovviamente, e ha passato qua la sua adolescenza. E questo è uno dei luoghi che ha frequentato di più sia da ragazzo, insieme al centro storico ovviamente, perché lui è sempre abitato, e poi anche con gli amici durante le passeggiate, durante la stagione estiva venivano a fare i tuffi qui lungo il molo, che all'epoca era più, non era tanto chiamato il molo ma la palata. Lui si vergognava un po' della sua magrezza, perché all'epoca, da quello che si racconta, gli si contavano le ossa. Uno dei suoi soprannomi era Gandhi, oppure lo chiamavano la canoccia, che è un soprannome tipico riminese per chi è molto magro. Quando tutti si buttavano, si tuffavano in mare, era sempre quello che si tirava indietro, quindi inventava mille scuse per non tuffarsi. Quando poi da adulto veniva qui a trovare la sua famiglia, gli amici, e tornava a Rimini, questo era uno dei posti più amati, dove magari veniva col suo migliore amico, con Titta Benzi, il personaggio protagonista di Amarcord, famoso avvocato principe del foro, e venivano a fare le passeggiate agli orari più inconsueti, insomma anche nel cuore della notte, e l'avvocato Benzi era sempre accondiscendente, quindi lo accompagnava di buon grado. Qui ci troviamo di fronte alla casa di Amarcord. In che senso la casa di Amarcord? Questa era la casa del migliore amico di Fellini, cioè di Titta Benzi, ed è la casa dove nel film, casa ricostruita, Cinecittà, sottolineo, è la casa dove nel film si svolgono quasi tutte le scene familiari. La mia scena preferita legata alla casa è quella in cui c'è il nonno che esce dal recinto e si ritrova circondato dalla nebbia in pochissimi secondi e si perde, non trova più l'ingresso, e allora a un certo punto pensa di essere morto, non sente più il canto degli uccelli, non vede più anima viva, però ci pensa bene e dice a un certo punto: te cool. La terrazza del Grand Hotel, che è un luogo dove, nell'epoca in cui Fellini abitava qui a Rimini, si tenevano dei grandi balli con queste signore con le schiene scoperte, gli abiti da sera, e Fellini col suo gruppo di amici le ammiravano dall'esterno, al di là della recinzione, e non era semplice perché c'erano dei veri e propri muri. Però loro, quando riuscivano a dare un'occhiata, sognavano un giorno di poter entrare a far parte di quel mondo. E Fellini racconta dello sfarzo stile corte orientale che c'era in questa parte del Grand Hotel. Era un'atmosfera veramente, viene da dire, altri tempi, perché oggi è veramente difficile poterla toccare, però se si vuole entrare in un'atmosfera veramente felliniana, questo è un luogo che ancora la conserva, quell'atmosfera. E Fellini qui aveva una suite riservata. Dopo che ha vinto l'Oscar per Amarcord, il proprietario dell'epoca, il commendatore Arpesella, gli aveva garantito sempre quella suite. Ogni volta che lui veniva a Rimini sapeva che questa poteva essere la sua base di appoggio. Poi magari andava a fare la sua passeggiata sul molo, andava dalla sorella, però era veramente, si può dire, il suo luogo del cuore. E ci sono tante foto che lo ritraggono qui, dove adesso mi trovo io. Un altro luogo legato a Federico Fellini è la chiesetta di Sant'Antonio da Padova. Noi lo chiamiamo il Tempietto di Sant'Antonio, che è stato costruito dove si pensa che il santo abbia fatto il miracolo della mula. In questa chiesetta, da tempo immemorabile, vengono dalle campagne a benedire gli animali, animali di piccola taglia, le galline, i conigli, le anatre. E c'è una scena del film, che anche quella mi è sempre rimasta molto impressa, in cui ci sono queste signorone belle in carne che arrivano con i loro animali, li fanno benedire, poi quando ripartono gli amici si sporgevano dalle colonne del porticato della piazza e urlavano tra di loro: le baffone, le baffone! E quindi tutti con questo sguardo sognante a vedere la ripartenza delle signore verso le campagne. Questo è il cinema Fulgor, che è il cinema di Fellini, non nel senso che fosse di sua proprietà, ma è il cinema dove lui si è innamorato di quel mondo. Lui veniva a vedere quei filmoni con gli attori americani, e lui qui era di casa e veniva a vedere a volte dello stesso film anche più proiezioni, perché poteva entrare gratuitamente, perché era bravissimo a disegnare, per cui a volte faceva le locandine dei film, faceva i ritratti degli attori, e che poi il proprietario vendeva, per cui a un certo punto aveva trovato proprio il modo
modo di entrare gratuitamente, lui, il fratello e il suo migliore amico, il Titta Benzi. A tante persone, quando gli parli di questo cinema, viene ricollegato direttamente ad Amarcord, perché Fellini l'ha reso immortale, come tra l'altro ha fatto per il Grand Hotel. Ma il titolo del film da dove deriva? Ci sono varie interpretazioni, due in realtà, non è che siano così molte. Una è legata a una poesia di Tonino Guerra, lo sceneggiatore di Amarcord, e la poesia si intitola Amarcord, cioè mi ricordo. Al so che un uomo a 50 anni l'ha sempre al meni puloidi, e me li levdo tre volti ed è, ma le sul tent, quant'è che veda al meni sporchi, che me Amarcord at quant'è che sera burdel.